Ciao a tutte ragazze, dunque questo sarà un video tag Colors of the Rainbow, che è un video tag che ho visto da Vanessa, Magico Trucco, che tutte conoscerete. Consiste nell'indicare l'oggetto preferito corrispondente ai vari colori dell'arcobaleno, più due bonus che sono il fucsia e il multicolor. Prima di partire col tag volevo aprire e chiudere una parentesi riguardo alle selezioni del giveaway che ho già fatto e pubblicato e editato. Allora, la seconda ragazza non si è ancora fatta sentire. Sotto mi sono state fatte delle domande un pochino particolari, cioè nel senso mi hanno chiesto se la ragazza si era fatta ancora sentire, come se si sapesse che questa ragazza aveva un'identità non certa. Ora, io presuppongo questa cosa, ho chiesto informazioni, comunque sa di fatto che ad oggi non si è ancora fatta sentire, oggi è lunedì. Se non ho sue notizie, rifaccio l'estrazione della seconda ragazza. Chiusa parentesi. Allora, partiamo subito. Il primo colore dell'arcobaleno è il rosso. Io, per quanto riguarda il rosso, ho scelto questo braccialetto fatto così, che ho fatto io smontando una vecchia collana multicolor. Vi ho ricordato questo braccialetto rosso a catena, di quelli che vanno quest'estate. È così. Questo è l'effetto. Vabbè, questo, anche questo mi era fatto comunque questo. Piccolino, più discreto, mi piace tantissimo e lo indosso spessissimo. Per quanto riguarda il secondo colore, quindi l'arancione, ho scelto questa matita di Berry M, la numero 24. È una matita occhi che avevo preso dal sito di My Body Soul tempo fa, parecchio tempo fa. È pigmentatissima. Io la utilizzo sia come matita da mettere nell'erba interna oppure semplicemente per fare una base di un trucco molto colorato. Ed è assolutamente il mio prodotto make-up arancione preferito. Per quanto riguarda il giallo, questa camicia, che è un regalo di mio papà, ha la manichina corta un pochino arricciata sulla spalla qui, sta un pochino palloncino. È molto avvitata, abbastanza lunga. È un pochino più corta dietro e più lunga davanti. Ora, credo che in telecamera la vediate un pochino più smorzata, in realtà è più un giallo limone. E la uso spessissimo, molto bella. Grazie, lo so. Un regalo dell'anno scorso. Per quanto riguarda il verde, so che qui ho scelto i miei Rhydon verdi. Allora, sono difficilissimi da abbinare. Però io sinceramente me ne frego, li metto comunque e mi piacciono molto. Li ho presi l'estate scorsa. Sono parecchio sparaflesciati, però mi piacciono tantissimo. Mi danno un po' allegria. Sì, ora contrasto rosso e togliamoglielo. E verde, il flash. Per quanto riguarda l'azzurro, non è propriamente un azzurro, ma è questo qua. Assolutamente il mio bracciale Ops. È un azzurro verde, questo qua. Questo l'ho preso parecchio tempo fa e lo utilizzo spessissimo. Mi piace sia abbinarlo con i vestiti oppure proprio tenerlo su anche tutti i giorni perché mi piace tantissimo. Sto ripassando mentalmente i colori dell'arcobaleno con una canzoncina che mi avevano insegnato da piccola. Quindi rosso, arancione, giallo, verde, azzurro, indaco. Per quanto riguarda l'indaco, ho scelto più che il mio accessorio o prodotto preferito, quello che sto utilizzando di più, ovvero questo gloss alla mora succosa di Bottega Verde, che è questo colore indaco. Vedete, sulle labbra non risulta così scuro, ma lo utilizzo tutti i giorni, ha un buonissimo profumo. Molto lucido, molto morbido e lascia un leggero alone violaceo, questo qua. Quindi lo tengo in borsetta, faccio parte di un set natalizio con tre colori. Per quanto riguarda invece il violetto, ho scelto questo smalto, che è il mio smalto viola preferito della Kiko, sia per come durata che come colore, ed è il numero 377, questo qua.
questo bellissimo color viola, qui lo vedete un po' più smorzato, in realtà è un viola molto più pieno, che mi piace tantissimo. Mi sa che all'inizio del video non l'ho detto, il tag conteneva anche due bonus, quindi oltre ai colori dell'arcobaleno ci sono i due bonus che sono un fucsia e il multicolor. Per quanto riguarda il fucsia, non ho saputo scegliere perché li uso sempre in combinazione, e sono questo orologio di gomma, semplicissimo orologio di gomma col quadrante fucsia. E queste scarpe che avrete, dico sempre avete già visto perché l'ho fatto vedere nel canale vecchio, ma no, non le avete ancora viste, a meno che non mi seguivate anche prima. Queste scarpe con il plato esagerato, ho fatto montato il tacco abbastanza fucsia, bellissime, che utilizzo tantissimo, sono anche comode queste, mi piacciono da impazzire, quindi assolutamente per il fucsia questo. Mentre per l'ultima categoria multicolor, questo braccialetto con il simbolo dell'infinito e questo cordoncino multicolor. Assolutamente estivo, colorato, facile da portare, questo lo metto tranquillamente con tutto. Niente, questo era tutto per quanto riguardava questo tag, che ho trovato molto simpatico. Mi farebbe piacere che mi rispondeste con un commento o con un video di risposta. Un bacione, ci vediamo al prossimo video.